si potrebbe anche capovolgere, no? Cioè l'uomo senza incrocio sarebbe appunto lo stile bancario, cioè l'uomo che programma la sua vita come se fosse un'agenda, l'uomo meticoloso, l'uomo ordinato, l'uomo che ha la pretesa di governare ogni cosa. L'uomo senza inconscio è l'uomo robot, è l'uomo computer. E mi fa venire in mente un paziente che ho visto non molto tempo fa, appunto un bancario di quelli importanti, e dopo la prima seduta si trattava di fissare l'appuntamento per la seconda seduta. Gli propongo una data, non va bene. Gli propongo una seconda data, non va bene. E quando gli propongo la terza data, lui tira fuori un'agendona così, elettronica, e mi fa: vede dottore, ho tutte le giornate piene. È senza inconscio, non ha possibilità di fare un lavoro su di sé. È una vita troppo piena, cioè troppo vuota, per poter fare un lavoro su di sé. Ora, il termine inconscio è un termine che non è inventato da Freud, che è il padre della psicanalisi. È un termine che l'Occidente eredita da una lunga tradizione che inizia con Platone. Quando Platone suddivide l'anima e parla, per esempio, di un'anima irascibile, cioè di un'anima che è come un cavallo selvaggio, non può essere domata dall'anima intellettuale, fa riferimento a qualcosa appunto nell'ordine dell'istintuale, del selvaggio, dell'inarticolato, di qualcosa che potremmo pensare essere un'anticipazione dell'inconscio. Ma da Platone fino al romanticismo, fino allo Sturm und Drang, l'inconscio è pensato fondamentalmente come passione, come sentimento, come irrazionalità, come l'irrazionalità dei sentimenti. Abbiamo una figura nella letteratura moderna che forse più di tutte sintetizza questa rappresentazione dell'inconscio: Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Ecco, l'inconscio sarebbe la parte notturna, segreta, per Dostoevsky il sottosuolo, l'irrazionale, l'animale, il bestiale, lo schizofrenico, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, appunto, che, come dire, appare come qualcosa di assolutamente ingovernabile. Questa idea dell'inconscio come pura irrazionalità, come pura violenza bestiale, animale, che prende per esempio il sopravvento quando gli psichiatri, i criminologi parlano di un passaggio all'atto, di un raptus, no? È stato, chi è stato? Non io, è stato l'inconscio. Ecco, questa rappresentazione dell'inconscio non è quella di Freud. Freud fa un passo sconcertante rispetto a questa tradizione. Allora, noi dunque, da capo, ereditiamo una rappresentazione dell'inconscio come passione, irrazionalità, bestialità, ingovernabilità, e Freud invece ci dice, e questo è l'inconscio di Freud, non l'inconscio dei romantici, non l'inconscio degli irrazionalisti, Freud ci dice, questo è il passo sconcertante, l'inconscio è innanzitutto una grande, è una formula di Nietzsche che Freud recupera, è una grande ragione. Noi dobbiamo pensare che esiste una ragione che è diversa dalla ragione diurna che noi utilizziamo quando ci chiamiamo io. Allora, la nostra vita diurna è ordinata dalla razionalità dell'io. Qual è la tesi di Freud? Non l'inconscio sarebbe una passione che sconcerterebbe la razionalità dell'io, ma l'inconscio è una ragione. Questo è il punto
che vorrei poter spiegarvi oggi, no? Questa sera. Cosa vuol dire che l'inconscio è una ragione? Chiaramente un'altra ragione rispetto alla ragione che io sto utilizzando adesso mentre vi parlo. Ma facciamo un esempio molto facciamo due esempi molto semplici che possono spiegarci in che senso la ragione, l'inconscio freudiano è innanzitutto una ragione. Primo esempio, quello che accade in tutte le notti, noi sogniamo. I nostri sogni, che apparentemente possono sembrare caotici, disordinati, incomprensibili, Freud ha mostrato che questi sogni hanno in realtà una logica stringente. Il sogno è organizzato come il rebus che noi vediamo nella settimana enigmistica, cioè pezzi apparentemente sconnessi, ma che se messi insieme secondo un certo ordine rivelano un disegno. E allora chi può essere l'artefice dei sogni? Risponde Freud: l'inconscio. Ma l'inconscio, per organizzare trame così complesse, rebus così articolati, enigmi così strutturati, deve essere colto, deve essere intelligente, non può essere barbaro, non può essere irrazionale, non può essere solo istintuale. Dunque il sogno per Freud, che non a caso pone il sogno come la via regia verso l'inconscio, mostra che l'inconscio è strutturato, dirà poi Lacan, come un linguaggio, che l'inconscio è ragione, è colto. Ripeto, nei sogni viene organizzata una trama narrativa complessa che utilizza figure retoriche complesse, la metonimia, la metafora, la raffigurazione. È solo un soggetto colto può dar vita ad un sogno. Ma l'altro esempio, più se volete di vita quotidiana, in cui noi vediamo apparire l'inconscio come ragione, è quello dei lapsus. Noi siamo abituati, anche in televisione si sente, no? Quando uno sbaglia una parola, hai fatto un lapsus freudiano. E il lapsus è solo freudiano, non è che ci sono, è Freud che inventa il lapsus. E che cos'è il lapsus? Il lapsus è un modo in cui si manifesta l'intelligenza dell'inconscio. Cioè, il lapsus è un errore nella composizione della parola che si produce attraverso un'interferenza della intenzione inconscia rispetto alla intenzionalità cosciente che avrebbe portato il mio discorso in una certa direzione. Appare il lapsus e il mio discorso si capovolge. Voglio farvi degli esempi perché voi comprendiate bene in che senso l'inconscio di Freud è innanzitutto, questo è il primo volto, è innanzitutto una intelligenza. Freud, prendiamo un esempio di Freud, che Freud cita nella psicopatologia della vita quotidiana. Siamo appunto in una banca, va a tornare, consiglio d'amministrazione, grande conflitto interno tra due gruppi, c'è un presidente anziano che non sa gestire questa situazione di conflitto, è in difficoltà, c'è una riunione, questo anziano presiede la riunione e deve cominciare la riunione con un discorso introduttivo e dunque deve annunciare l'inizio dei lavori. Ecco il lapsus. Mentre prende la parola dice: bene, la seduta è sciolta. No, avrebbe dovuto dire: la seduta è aperta. Perché dice la seduta è sciolta? Perché non ha nessuna voglia di vivere quel conflitto insanabile che sta, diciamo così, consumando la sua azienda.
Ci sono lapsus ancora più divertenti. Uno che è divenuto celebre di un mio paziente di diversi anni fa, celebre perché l'ho raccontato diverse volte in diverse circostanze, un formidabile lapsus, è un uomo che vive un conflitto profondo da quando la sua compagna gli ha chiesto di sposarlo. Lui la ama, ma non riesce a dire di sì alla proposta di matrimonio che lei ha fatto. Dunque, nelle sedute analitiche si tormenta su quale sarebbe la scelta migliore per lui: sposarsi oppure separarsi da questa donna. Lo psicanalista, in questo caso il sottoscritto, conoscendo bene il soggetto in causa, sa bene che nell'inconscio questo soggetto, che è un soggetto libertino, diciamo, non ha nessuna voglia di sposarsi. Ma essendo lo psicoanalista non un direttore di coscienza, ma qualcuno che è lì per fare in modo che il soggetto veda la verità del suo desiderio inconscio, lo ascolta pazientemente. E dunque, all'ennesima seduta in cui il paziente si chiede la sposo o non la sposo, appare il lapsus. E questo lapsus indica con chiarezza matematica al paziente qual è la soluzione dell'enigma. Molto meglio degli I Ching, come diciamo, o di qualunque forma di mantica e di divinazione, perché il lapsus è folgorante, formidabile. Dunque mi sta dicendo, allora non so se questo, e invece di dire matrimonio dice manicomio, cioè dice il matrimonio è una follia per me, cioè per lui. E quando dice manicomio, io sottolineo, dunque un manicomio, lui dice sì, è una follia, cioè si accorge che non ha nessun desiderio di sposarsi. Questo è un lapsus, vedete, un piccolo errore nella composizione della parola, che però è un errore che rivela una verità. Non è l'errore contrapposto alla verità, ma è un errore che rivela la più profonda verità del desiderio inconscio di questo soggetto. Possiamo citare un altro lapsus, altri tre, guarda, che sono veramente formidabili i lapsus, potremmo fare una serata sui lapsus. Un altro lapsus formidabile è quello di una donna che diversamente da quest'uomo non ha dubbi sull'amore che nutre per il marito. È una relazione che dura diversi anni, questa donna ama profondamente il marito, ma è sessualmente insoddisfatta dalle prestazioni del marito, cioè in pratica dal fatto che il marito non la desidera più e si tormenta: ma io lo amo, lui sento che mi ama ma non mi desidera più, e vive nel tormento e nella disillusione della caduta del desiderio del suo compagno e non sa più come fare. E a un certo punto mi racconta questo lapsus: è in cucina, hanno finito di cenare, sta lavando i piatti, finisce di lavare i piatti, due piatti, e a un certo punto il lavandino si ingorga. Lei cerca di recuperarlo, nel frattempo lui, come d'abitudine, è col telecomando in mano davanti al televisore. Lei cerca di fare in modo per ripristinare il prima possibile la funzionalità del lavandino. A un certo punto si spazientisce, lo chiama e dice: Paolo, portami il Viagra. Ma era il Niagara. Cioè stura
diciamo così, il lavandino, che in realtà in quel momento è il rappresentante, diciamo così, di una parte anatomica del corpo. L'errore, il lapsus, si produce come un imbastardimento tra queste due parole, Niagara, Viagra. Il messaggio è chiaro, che rivolge al marito: fai qualcosa per stuprare il lavandino, perché sennò sciagura, no? Sennò sarebbe una sciagura. Terzo lapsus, questo è formidabile, questo è veramente divertente, perché nel lapsus c'è sempre questo elemento di, vedete, l'intelligenza ironica dell'inconscio: non è il bestiale, non è il sottosuolo, non è lo schizofrenico, è un amico, è intelligente, colto, ci suggerisce la direzione. Questa è una signora invece da cui potrebbe prendere esempio la signora del lavandino, che tradisce sistematicamente il marito, colpevole di non soddisfarla sessualmente. Quindi una signora che non si adatta, diciamo così, alla passività del marito, ma, diciamo così, si pone come una signora intraprendente. Al tempo stesso, amando il marito, ogni volta vive con tormento, con senso di colpa, i tradimenti, e non riesce a, come dire, sottrarsi a questa situazione di ambiguità. E a un certo punto, parlando esattamente di questa situazione, conia il suo inconscio questo lapsus formidabile. Dice: dottore, non c'è niente da fare, la situazione si sta cornicizzando. Anche qui abbiamo un piccolo movimento, spostamento di consonanti. Voleva dire: la situazione si sta cronicizzando, ma l'inconscio interviene e dice la verità: si sta cornicizzando. Ultimo lapsus. Non è un mio paziente, un giovane adolescente, un lapsus che mi è stato raccontato, giovane adolescente che va dall'analista perché la sua vita gli appare come sequestrata dal rigorismo morale dei suoi genitori, che lo opprimono, che non gli danno libertà, che lo mutilano delle sue capacità espressive. E a un certo punto mi sta dicendo appunto all'analista che i genitori sono partiti per le vacanze, e dice: sa dottore, i miei genitali sono, no, sono i genitori, non i genitali, ma i genitori. Qual è la verità dell'altro? Che i genitori lo hanno rapinato dei suoi genitali, cioè hanno mortificato, diciamo così, la sua vita sessuale. Ecco, questi lapsus, nel loro lato anche più divertente, ci insegnano qualcosa sull'essenza dell'inconscio freudiano. Questo è il primo lato. L'inconscio è una intelligenza, l'inconscio ci soccorre e molto spesso ci indica quale deve essere, diciamo così, la strada da percorrere. Secondo, vi parlerò solo di tre grandi volti dell'inconscio freudiano. Secondo volto dell'inconscio di Freud si trova rappresentato in questa immagine molto nota con la quale Freud descrive l'inconscio. L'inconscio assomiglierebbe a un iceberg. Qual è la caratteristica degli iceberg? È che noi vediamo in mezzo al mare, diciamo così, una punta di ghiaccio che in realtà ha sotto la superficie del mare un corpo, un volume gigantesco. Qual è il senso di questa metafora? La punta di ghiaccio che emerge dalla superficie è il nostro io, e l'inconscio invece sarebbe questa straordinaria potenza immersa nel mare. Come dire, Freud ci porta a pensare all'inconscio come una potenza,
come una potenza ingovernabile, appunto il grande corpo dell'iceberg, che può essere anche molto pericoloso, no? Pensiamo al Titanic, per evocare un'immagine tra le più note, che si sfracella contro il corpo gigantesco di un iceberg. Una delle metafore più note con cui Freud descrive l'inconscio è quella del mare del nord. Siamo alla fine della sua opera, e in quegli anni, nella prima metà del Novecento, gli olandesi si erano molto impegnati e dati da fare per arginare la potenza del mare del nord attraverso delle opere di bonifica, di dighe, un sistema di dighe che preveniva le grandi inondazioni che venivano provocate dalla forza del mare del nord, che travolgeva le popolazioni, i campi. Si chiama Zuiderzee, questo luogo, diciamo, dei Paesi Bassi, che fu oggetto di bonifiche, di dighe, eccetera. Freud si chiede, usando questa metafora, se l'inconscio è il mare del nord, se l'inconscio è una potenza, è una forza, è una risorsa, anche spaventosa per certi versi, qual è il nostro compito? Il nostro compito sarebbe quello, come hanno fatto gli olandesi, di costruire dighe per ripararci dalla potenza del mare del nord? O il nostro compito di fronte alla potenza del mare del nord è quello di imparare, diciamo così, ad accogliere questa potenza, non a arginarla attraverso dighe, ma ad accoglierla? Noi abbiamo una figura mitologica nell'Odissea, per esempio, che non è Edipo, non è l'Edipo di Sofocle che è diventata la figura protagonista della psicoanalisi. Abbiamo un'altra figura di cui gli psicoanalisti non si sono occupati, in cui mostra come si può entrare in rapporto al mare senza ricorrere a dighe, senza ricorrere a palificazioni, a bonifiche, ma accogliendo la potenza esuberante, vitale del mare. E questa figura è la figura che troviamo nell'Odissea di Omero, è la figura di Nausicaa. Nausicaa è la principessa dei Feaci, e sappiamo che, per chi soprattutto della mia generazione e ha visto l'Odissea con le prefazioni di Giuseppe Ungaretti in televisione, lo sceneggiato della Rai, che iniziava ogni volta con Giuseppe Ungaretti, ormai molto vecchio, col basco nero, il mantello nero, che recitava i passaggi dell'Odissea, e una delle prime puntate era, raccontava esattamente la scena dell'incontro di Ulisse con Nausicaa. Nausicaa è la principessa dei Feaci, quella mattina va con le sue dame di compagnia alla spiaggia, gioca a palla nella spiaggia, mentre gli abiti di lino, i suoi abiti di lino vengono messi al sole perché si asciughino, e a un certo punto dal mare appare la figura lacera, esausta, sfinita, ricoperta di fango, di Ulisse, cioè dello straniero. E questo è il gesto nobile e, come dire, magistrale di Nausicaa, che di fronte allo straniero, al naufrago, a colui che il mare ha sputato sulla sabbia come un resto umano, nudo, va incontro a Ulisse, lo ricopre con dolcezza e poi lo accompagna alla reggia e lo fa incontrare col proprio padre, col re dei Feaci. Ecco, qui abbiamo un gesto non di riparo, non di paura,
non di edificazione di dighe. L'inconscio, che in questo caso è rappresentato da Ulisse, lo straniero, il senza nome, lo sconosciuto, l'ignoto, non fa paura a Nausicaa. Nausicaa lo accoglie, accoglienza dell'inconscio. Voglio fare insistere su questo punto. Se l'inconscio è il mare del nord, l'inconscio è il grande corpo dell'iceberg sommerso, abbiamo due atteggiamenti possibili che possiamo assumere nei confronti dell'inconscio: paura, terrore, pulsione securitaria, argini, muri, dighe, oppure Nausicaa. Un mio paziente, che anche questo ho reso abbastanza celebre negli ultimi tempi poiché ne parlo spesso, dopo l'ennesima disastrosa fine di una sua relazione amorosa con una donna avvenuta diversi anni fa, ha intrapreso con dedizione metodica l'hobby del nuoto. Nuota, tutto il tempo libero lo passa nuotando, in piscina, su e giù. Dobbiamo immaginarci la piscina, il rettangolo azzurro, trasparente della piscina, come l'opposto del mare del nord. Questo paziente non è in grado di, vive in una città di mare, non è in grado di nuotare in mare aperto. Se nuota in mare aperto è un sintomo diffuso, non tra i presenti, ma diciamo è un sintomo abbastanza diffuso. Nuotando in mare aperto, non vedendo quello che c'è sotto il mare, teme mulinelli, pesci, alghe, mostri velenosi che lo catturano, lo trascinano verso il basso. Quando nuota, dice, deve vedere tutto, deve controllare tutto. Devo dire che in questo, apro chiuso una parentesi, io vivo a Noli, ma immagino che qui nei dintorni sia più o meno lo stesso. In questi giorni l'acqua è trasparente, si vede proprio tutto. Ma il mio paziente preferirebbe la piscina. Comunque, rischio meduse, rischio di animali strani, misteriosi, invisibili. Dunque, la piscina. Come dobbiamo leggere questa contrapposizione tra la piscina e il mare? L'uomo senza inconscio è l'uomo che sceglie la piscina al posto del mare. Il mare è una rappresentazione, il mare del nord, il mare, la potenza del mare, è una rappresentazione della donna, della inaffidabilità, secondo quest'uomo, della donna, della libertà della donna. Di fronte alla vertigine di questa libertà, meglio la piscina. Lo sforzo che quest'uomo ha fatto è mettere il mare in piscina, chiudere la potenza illimitata del mare attraverso gli argini artificiali della piscina. Qual è la storia di quest'uomo? C'è un ricordo infantile, anzi due ricordi infantili che ci aiutano a spiegare la sua angoscia nei confronti del mare e dunque nei confronti delle donne come rappresentazioni del mare, e sono due ricordi uno dietro l'altro. Non andava ancora a scuola, primo ricordo, ascolta la madre al telefono parlare con una voce strana con un uomo, immagina lui. E dopo un po' che ascolta la telefonata della madre, capisce che questa madre sta parlando d'amore, diciamo, con un altro uomo. Cioè che sua madre non è solo una madre, ma è una donna. E la donna è l'elemento ingovernabile nella madre. Il giorno dopo questo ricordo si trova con sua madre a passeggiare sul bagnasciuga, è una giornata di cattivo tempo, brutta, c'è molto vento e ad un certo punto un'onda più forte delle altre lo raggiunge e lo separa
dalla mano della madre. Lui si sente soffocare, teme di poter morire. Allora vedete qui il punto, l'onda che lo colpisce è l'onda del desiderio della donna nella madre, che questo bambino non riesce a decifrare, non può governare e che ritroverà molti anni dopo nel desiderio indecifrabile della donna. Come dire, c'è qualcosa di pericoloso nel femminile, c'è qualcosa di pericoloso nella libertà della donna. Può tradire, può andarsene, la donna è l'onda che lo colpisce e lo separa dalla madre. Dunque meglio la piscina. Dunque meglio, come fa l'avaro di Molière, la cassaforte. Vi ricordate la storia dell'avaro di Molière? Quando l'avaro di Molière è messo di fronte alla possibilità di scegliere tra la bella, giovane, inaffidabile Marianna e la cassaforte, tra la bella, giovane, inaffidabile Marianna e la cassaforte, non ha nessun dubbio, meglio la cassaforte. La piscina è un modo di mettere in cassaforte il mare, è un modo impossibile di mettere in cassaforte il mare. Dunque Nausicaa è l'alternativa alla ripetizione grigia con la quale quest'uomo si sta allontanando dalla bellezza anarchica dell'incontro d'amore. Terzo ed ultimo volto, il più importante, dell'inconscio di Freud. Lo possiamo dire con una parola: l'inconscio, abbiamo detto, è un'intelligenza. L'inconscio è una potenza, la potenza del mare del nord che ci chiama all'accogliere senza avere paura questa potenza. La terza rappresentazione dell'inconscio di Freud è la chiamata. L'inconscio è una chiamata. Cosa vuol dire che l'inconscio è una chiamata? L'inconscio chiama. L'inconscio ci chiama. Lo dico con un racconto che è il racconto che quando l'ho sentito per la prima volta molti anni fa, è il racconto di una autobiografico di Freud. Ho pensato, avrò avuto 18 anni, ho pensato, io divento freudiano. La bellezza di questo racconto. Freud era già il padre della psicoanalisi, professore invitato dalle università d'Europa e anche dagli Stati Uniti, e in uno di questi tour nelle università, dove Freud veniva chiamato a spiegare la psicoanalisi, Freud si trova alla cattedra e di fianco a lui c'è il rettore dell'università che gli dà la parola. E Freud comincia la sua conferenza sull'inconscio, cerca di spiegare cos'è l'inconscio. E mentre lo fa, nella sala c'è un signore che disturba Freud, si agita, cerca di intervenire, vuole porre domande, insomma disturba la conferenza di Freud, e ad un certo punto il rettore, spazientito, dice: va bene, mi scusi dottore, adesso chiedo agli inservienti di calmare questo signore. Gli servienti calmano il signore, Freud riprende la conferenza, ma dopo poco di nuovo questo signore, come dire, disturba Freud. E allora il rettore, spazientito, dice agli inservienti: fate uscire questo signore dalla sala. E il signore viene accompagnato fuori dalla sala, si chiude la porta e Freud ricomincia la conferenza. Ma ad un certo punto Freud si interrompe, deve interrompersi, perché quest'uomo, allontanato fuori dalla sala, colpisce violentemente la porta per farsi aprire la porta. E a quel punto il rettore dice: basta, adesso chiamo la polizia e lo faccio arrestare. E in quel momento Freud interviene e dice: no, non la polizia,
apriamo la porta e diamogli la parola. Questo è un gesto bellissimo. Questo è Freud. Di fronte all'elemento ingovernabile che ci disturba, che ci intralcia, che ci fa inciampare, occorre aprire la porta e dare la parola. Questo chiaramente è un insegnamento, se volete, più generale sul senso della democrazia, no? È quello che un grande psicoanalista contemporaneo, Pollas, definisce la mente democratica. La mente democratica funziona non per esclusione, ma per integrazione. Quindi non chiude le porte, apre le porte e dà la parola. Ma dov'è l'inconscio qua? Se noi prendiamo questa metafora, e Freud lo fa, come una grande metafora dell'inconscio, possiamo dire che nella sala, che la sala è la coscienza. La sala è il luogo dell'io. L'inconscio è ciò che è stato messo fuori dalla sala, espulso, allontanato, rimosso, direbbe tecnicamente Freud, ma che una volta allontanato, espulso, messo fuori, esige di ritornare dentro e bussa, toc, toc, ci chiama. Ogni volta che noi allontaniamo la parte di noi stessi che ci disturba, perché ci ricorda in fondo quello che noi veramente desideriamo, ci ricorda in fondo che il matrimonio è un manicomio, ci ricorda in fondo che la potenza del mare coincide con l'attrazione del femminile, ci ricorda questo, noi tendiamo a chiudere la porta, cioè a rimuovere l'inconscio. E viceversa, dovremmo, per stare in salute, ascoltare questa chiamata. Toc, toc. Ci sei? E allora, ultimo passo. Ma la chiamata dell'inconscio a che cosa ci richiama? Se l'inconscio è ciò che ci chiama, bussa alla nostra porta, la porta chiusa dell'io, a che cosa ci richiama la chiamata dell'inconscio? E la risposta di Freud è semplicissima. L'inconscio bussa alla nostra porta, appare nei sogni, appare nei sintomi, appare nell'angoscia, appare nella depressione, quando noi ci allontaniamo da ciò che più veramente desideriamo. Più noi ci separiamo dal nostro desiderio inconscio, cioè dal nostro più proprio desiderio, più noi ci separiamo dal nostro più proprio desiderio, più noi allontaniamo questo desiderio, più noi ci separiamo da questo desiderio, più stiamo male e più l'inconscio ci richiama. Dove sei? Che cosa fai? Che cosa hai fatto del tuo desiderio? Ecco perché il mio maestro di psicanalisi Lacan dice che nel giorno, lo dice come una metafora, quasi religiosa, no? Dice nel giorno del giudizio universale, in cui tutti noi verremo chiamati, ci sarà solo una domanda a cui noi dovremmo rispondere. Cito le parole di Lacan. Hai tu agito in conformità al desiderio che ti abita? O nella tua vita tu hai tradito, hai voltato le spalle, hai cancellato, hai sacrificato il tuo desiderio per un'altra ragione? Quando noi sentiamo i colpi dell'inconscio, che sono anche i colpi dei sintomi,
per esempio, il mio primo paziente o il secondo paziente, il mio secondo paziente, mi viene in mente ora come una specie di ricordo improvviso, era un ragazzino di 15 anni che aveva avuto una paralisi al braccio destro di tipo esterico. Il braccio, l'organo era integro, ma non riusciva più a muoverlo, questo braccio. Era un tennista, un giovane tennista promettente, figlio di un tennista che aveva dovuto interrompere la sua carriera a causa di un grave infortunio e che aveva investito tutto su questo primogenito, come un po' la storia di Agassi in Open, no? Aveva investito tutto su questo primogenito perché diventasse un grande tennista e potesse in questo modo realizzare il desiderio irrealizzato del padre. Ecco l'inconscio. Cosa fa l'inconscio? Dice: no, questo braccio non è tuo. Dice al padre, l'inconscio, questo braccio non è tuo. Obietta. Fa obiezione alla domanda dell'altro. E perché fa obiezione alla domanda dell'altro? Perché il desiderio di questo ragazzino era tutt'altro. Odiava il tennis. Detestava il tennis. Voleva fare tutt'altro col suo braccio. L'inconscio è il punto di richiamo, cioè il tuo desiderio non è quello di diventare un giocatore di tennis, il tuo desiderio è tutt'altro. Allora, fatemi fare quest'ultimo ragionamento che ricapitola tutto il nostro discorso. Noi dovremmo, se è vero quello che sto dicendo, cioè l'inconscio è una chiamata che ci richiama a ascoltare quale è l'istanza più propria del nostro desiderio, allora noi dovremmo correggere il modo con cui solitamente concepiamo il termine, che è un termine centrale in Freud, il termine desiderio. Noi solitamente pensiamo che il desiderio sia strutturalmente di fondo in opposizione alla legge. Pensiamo che ci sia il desiderio da una parte, la forza del desiderio, la vitalità del desiderio, la spinta del desiderio, e dall'altra l'argine della legge, il peso della legge, l'istanza sacrificale della legge. Noi pensiamo cioè che il desiderio sia da una parte e il dovere dall'altra. Pensiamo che il desiderio e il dovere siano opposti. E quando sono nel desiderio non sto facendo il mio dovere, e quando faccio il mio dovere rinuncio al mio desiderio. Prima il dovere, poi il piacere. Ma se uno parte così, prima il dovere, poi il piacere, prima il dovere, dopo il dovere, dopo il dovere e dopo ancora il dovere, il piacere annichilito. Allora, quando Freud ci racconta questa immagine del colpo, è l'immagine del desiderio che vorrebbe diventare un dovere, del desiderio che vorrebbe essere preso come un dovere. Qual è il mio dovere? Il mio dovere è realizzare il mio desiderio. Il dovere non è qualcosa che entra in una relazione antagonistica con il desiderio, ma il dovere dovrebbe essere la forma più radicale che assume il mio desiderio. Questo si vede con i nostri figli, nei ragazzi, nei giovani, no? Qual è il mio dovere? Qual è davvero il mio dovere? E il mio dovere è fare di tutto per realizzare il mio desiderio. Il desiderio è la forma più radicale del mio dovere. L'inconscio di Freud ci chiama a questo compito. Che cosa tu hai fatto nella tua vita per rendere il tuo desiderio un dovere, per fare del dovere il tuo desiderio? Grazie.